Ancora dolore nel mondo del lavoro per il dramma di Luana, madre 22enne di Prato, morta in fabbrica. Duro l'intervento del segretario nazionale del sindacato Orsa, Angelo Ciccone, riguardo le tante tragedie che continuano a ripetersi sui luoghi di lavoro. Ci accorgiamo che si muore ancora nei posti di lavoro per la mancanza delle applicazioni per quanto riguarda le misure di sicurezza. Questo non è qualcosa di accettabile. Si esce di casa per portare a casa qualcosa da poter soddisfare le esigenze di chi sta a casa. E vedere che è frequente che portiamo una media molto alta, addirittura di numero 3 morti bianche al giorno, è veramente qualcosa che offende quello che è uno Stato di diritto. Non è possibile vedere cadere ancora una volta una ragazza di 22 anni, una madre che naturalmente lascia il proprio figlio per andarsi a guadagnare la propria pagnotta per poter cercare di portare avanti il proprio figlio. È inaccettabile e tutti ci accorgiamo quanto ancora una volta ne cade un'altra vittima, a quota 150, poi a quota 200. Ma gli appelli servono a ben poco. Bisogna giustamente mettere in campo la questione controlli che da anni si sta denunciando, che sarebbe quella naturalmente di intensificare i controlli nei luoghi di lavoro. Unitamente insieme bisogna verificare periodicamente se i datori di lavoro sono a norma e noi sappiamo bene che nel nostro paese tantissime industrie non sono a norme e quindi ecco qual è il prezzo che paghiamo. Un prezzo molto alto, che perdiamo lavoratori e lavoratrici, e in questo modo oggi veramente c'è qualcosa da farci riflettere. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema che parte da lontano, rimane attualissimo, ma purtroppo, nostro malgrado, vediamo che in tantissimi datori di lavoro non sono a norma per nessun motivo al mondo.